Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram se vi va, lì potete contattarmi, chiedermi dei video e se vi va potete anche menzionarmi mentre guardate i miei video, mi fa sempre molto molto piacere. Detto questo, sigla e poi ci diamo dentro col video. Ragazzi, oggi voglio parlarvi di una fuori di melone seriale. Lo so, non è bellissimo come nomignolo, ma se YouTube si emoziona, io che ce devo fa? Infatti, parliamo di Aileen Wuornos. Sapete che sono stati fatti diversi documentari sulla donna. Due potete trovarli tranquillamente su Amazon Prime Video. Oltretutto, la vita di Aileen ha anche ispirato un film che si intitola Monster del 2003, in cui la parte di Aileen viene affidata ad una sorprendente Charlize Theron, che infatti vince anche l'Oscar per questa interpretazione. Nel film vediamo anche Christina Ricci, che ha interpretato quella che sarebbe diventata la compagna di Aileen. Mentre nella quinta stagione di American Horror Story, ossia American Horror Story Hotel, Aileen è interpretata per una puntata dall'attrice Lily Rabe. Ma andiamo per gradi, ragazzi. Aileen Wuornos è stata definita la prima a non provare nessun tipo di affetto o di sentimento. In Florida è nota come la donna dell'autostrada. Ma chi era Aileen prima di andare incontro al suo destino? C'è una vera spiegazione? Andiamo per gradi, partiamo dall'inizio. Aileen nasce il 29 febbraio del 1965 a Rochester, una città degli Stati Uniti che si trova nella contea di Oakland, nel Michigan. La madre di Aileen si chiama Diane Wuornos e ha solo 15 anni quando sposa un uomo, Leo Dale Pittman, purtroppo affetto da schizofrenia. Nonostante la malattia dell'uomo, la coppia ha due figli, Aileen e Kate. Ma meno di due anni dopo, Diane e Leo divorziano. Peraltro, il padre di Kate e Aileen viene ben presto condannato per un crimine davvero, davvero grave. Inoltre, era anche il principale sospettato per un ennesimo crimine. Infatti, l'uomo si toglie la vita nella sua cella. La madre di Anne, una volta che Aileen compie 4 anni, affida sia lei che Kate ai nonni materni. Quindi, Laurie Jacob, ossia il nonno, e Britta Wuornos, ossia la nonna, ovviamente accolgono Aileen e Kate nella loro vita. Ma i due bambini crescono convinti che i nonni siano i loro veri genitori. Come avrete potuto capire, la vita familiare di Aileen è alquanto complicata, in quanto sì, è molto legata alla nonna, Britta. Ma suo nonno ha dei seri problemi con l'alcol, oltre ad essere un uomo severo e violento. Inoltre, come già avevo detto, Aileen ha un fratello, Kate, col quale condivide un legame ben più stretto e preoccupante di quello che si possa immaginare. E infatti i due hanno un legame zozzettino, ragazzi. A questo punto Aileen cresce, cambia. Queste esperienze ovviamente non sono un bene per lei. Inizia ad essere considerata come una ragazzina irresponsabile e selvaggia. Aileen non riesce proprio a creare rapporti sani con le persone, in quanto non si è mai legata affettivamente a qualcuno e non ha mai vissuto con delle certezze o con un minimo di sicurezza. Questi elementi, a mio parere, sono elementi necessari per far crescere un bambino o una bambina in modo sano e sereno, ma nella vita di Aileen nulla è stato mai sano o sereno. Aileen, come vi dicevo, aveva un rapporto molto stretto con suo fratello, sebbene non fosse assolutamente sano quel rapporto. Però, se consideriamo che Aileen non legava né socializzava mai con nessuno, ci rendiamo conto che alla fine suo fratello Kate era la sua unica costante, l'unica persona su cui poteva realmente contare. Aileen compie 10 anni e a questo punto inizia a ribellarsi. Scappa dalla camera per andarsi a rifugiare in un bosco isolato, chiamato anche La Cava. Un'amica d'infanzia di Aileen, ossia Dawn Botkins, sostiene che La Cava era anche un bel posto. Era isolato, non aveva attorno case e c'erano due laghetti. Quel luogo era usato soprattutto dai giovani, che all'epoca andavano a far festa con macchine, falò, musica e cose del genere. Aileen però alla Cava non ci va per far baldoria, ma in quel luogo ha i primi rapporti bricconcelli con i ragazzi del quartiere, in cambio di pochi spicci, qualche sigaretta e dei passaggi. Ovviamente ben presto le voci corrono e Aileen diventa la ragazza facile del vicinato. Però dobbiamo anche pensare una cosa. Aileen aveva una percezione della sua autostima e di come vivere nel mondo totalmente distorta. Utilizzava in effetti le cose zozzettine per farsi apprezzare. Peccato che quella sia una maniera totalmente sbagliata per farsi voler bene dal prossimo. Ma Aileen non aveva mai conosciuto lodi, carezze o carinerie, non al di fuori dei rapporti con i ragazzi della zona, quantomeno. A 12 anni Aileen scopre la verità. I suoi nonni non sono i suoi veri genitori. In questo periodo Aileen
continua sempre con lo stesso modo di fare. Tenta di essere accettata dal prossimo con degli atteggiamenti totalmente sbagliati, tanto da farlo ottenere esattamente l'opposto da ciò che desidera. Infatti Eileen viene emarginata ancora di più. La ragazza ci da dire che tenta in tutti i modi di avere una vita sociale. Pensate che prova addirittura a organizzare feste da cui poi viene totalmente esclusa. Eileen organizzava delle feste e le persone la escludevano dalla sua stessa festa. È assurdo, ragazzi. Ormai Eileen è considerata una poco di buono, una che devi pagare e non una potenziale buona amica o una presunta fidanzata premurosa e amorevole. A questo punto c'è un'evoluzione inevitabile. Eileen va malissimo a scuola e questo non penso risulti difficile pensarlo. Però prende anche altre brutte abitudini. Scappa spesso di casa, fa l'autostop e dorme fuori, all'aperto. È a questo punto che Eileen inizia seriamente a fare il mestiere più antico del mondo e ci siamo capiti a cosa mi sto riferendo. Questa abitudine, mano a mano che passa il tempo, diventa una realtà consolidata nella quotidianità della ragazza. Arriviamo al 1971 perché Eileen mette al mondo un bambino. Dà la notizia in modo totalmente monocorde, vuoto. Da quello che dicono le sue amiche d'infanzia, Eileen in quel momento sembrava totalmente disinteressata. Ovviamente il piccolo viene dato in adozione. Passano pochi mesi, la nonna di Eileen e Kate, Britta, viene a mancare di insufficienza epatica. Il nonno di Eileen, che già non è che ci stesse molto bene con la testa, impazzisce del tutto e caccia la ragazza da casa. A questo punto Eileen si trova nella condizione di non avere un posto dove andare. A questo punto è costretta davvero a vivere per strada e non per scelta. Dorme in alcuni boschi che si trovano nei dintorni di casa sua o in un'auto posteggiata nel quartiere abbandonata. Inoltre Eileen si lava nelle stazioni di servizio, si lava pezzi, insomma, conduce una vita totalmente sregolata. Come avrete potuto notare, la vita di Eileen è davvero molto molto complessa. La ragazza è molto giovane, non ha mai conosciuto una stabilità familiare, né tantomeno una stabilità emotiva. Per la maggior parte della sua vita ha dormito in auto o nei boschi e ha sempre tirato sulla pagnotta fornendo prestazioni bricconcelle a pagamento. Vivendo in questo modo è davvero complicato sviluppare una morale, un'idea su ciò che sia giusto e ciò che sia sbagliato. La verità è che Eileen non aveva alcuna morale, non aveva alcun sentimento, né alcuna ragione per voler bene a qualcuno. C'è un'altra svolta, Eileen arriva a 15 anni e lascia definitivamente la scuola, cominciando seriamente a condurre la sua vita totalmente sulla strada. Fa l'autostop e fa le cose bricconcelle per tirar sulla pagnotta. Siamo sempre lì. Ad un certo punto Eileen però trova una sorta di conforto, trova una sorta di posto nel mondo, se così possiamo chiamarlo. E questo conforto lo trova tra un gruppo di motociclisti un po' pazzerelli, senza regole e col gomito pesante del Colorado. Ovviamente sono anche loro ai margini della società. E Eileen quindi si trova bene con loro, considerando il suo passato. Inizia a passare del tempo con queste persone, non è giudicata come una ragazza facile. Può socializzare, finalmente trova delle persone che la capiscono o comunque che non la giudicano. Però i primi problemi arrivano nel 1974. Eileen viene arrestata per la prima volta a causa di guida in stato di ebbrezza, disturbo della quiete pubblica per aver sparato da un veicolo in movimento. La ragazza però non si presenta mai in tribunale. Arriviamo al 1976. Eileen ha 20 anni e si trasferisce in Florida, dove bene o male continua a fare lo stesso lavoro e continua a condurre lo stesso stile di vita. Eileen a questo punto è una giovane donna ed è ormai chiaro che in un certo senso è affascinata da quello stile di vita, perché pur spostandosi non cambia le sue abitudini. Eileen non aveva assolutamente alcun legame o responsabilità e le andava bene così. Però nello stesso anno la donna sposa un uomo facoltoso di 69 anni, di nome Lewis Gratzfeld, ma torna al fresco per aver assalito un cliente in un bar. Durante quella sfuriata contro quel cliente, Eileen colpisce inavvertitamente anche il suo facoltoso marito, che, udite udite, chiede un ordine restrittivo nei suoi confronti. Arriviamo al 15 luglio. Eileen viene a scoprire che suo fratello Kate è venuto a mancare, a causa, purtroppo, di una gravissima malattia. La donna va al funerale e incontra Dawn Botkins, un'amica d'infanzia che, oramai, si è sposata. Dawn chiede come mai Eileen sia sparita, in quanto il fratello ha vissuto davvero un anno molto molto doloroso. Eileen però risponde che non ne sapeva assolutamente nulla. Dopo il funerale del fratello, Eileen torna in Florida e rincomincia lo stile di vita di sempre. Però il suo carattere inizia un pochino a mutare. Inizia a diventare violenta, irascibile. Spesso e volentieri si sbronza e ha la brutta abitudine di minacciare e di rubare. La donna usa perennemente un comportamento aggressivo e selvaggio per poter andare avanti. Ma più commette questi crimini,
più la polizia inizia a starle addosso. Arriviamo al 20 maggio del 1981 e Elina ha ben 25 anni e, per la prima volta, fa una rapina ma viene arrestata e passa 3 anni al fresco. A questo punto c'è un'altra evoluzione, perché in questi 3 anni Eileen entra realmente in contatto con veri criminali e quindi si rende conto che effettivamente il suo approccio è un po' caotico. In quell'ambiente impara a difendersi grazie al suo temperamento molto aggressivo. Infatti nel suo comportamento non è che manchino frequenti scatti d'ira, anzi tutt'altro. Ma in questi 3 anni Eileen scopre anche un'altra cosa. Infatti Eileen si rende conto che tra le donne di quella prigione trova conforto e quindi inizia a pensare che forse non sia del tutto eterosessuale. Arriviamo al 1983. Eileen ha 27 anni e viene rilasciata. Inutile dirvelo, appena Eileen torna in libertà, rincomincia con le stesse vecchie abitudini. Torna a fare lo stesso mestiere, torna a bere e torna a fare tutte quelle cose che faceva prima di essere messa al fresco, insomma. Arriviamo a gennaio del 1968, quando Eileen è di nuovo al fresco. L'accusa è furto d'auto, resistenza alla polizia e per non farci mancare niente, anche per aver dato false generalità. Da gennaio passiamo a giugno, siamo sempre nello stesso anno, e Eileen di nuovo torna al gabbio. I motivi erano più o meno sempre gli stessi, insomma, Eileen minacciava, chiedeva soldi, tentava di derubare la gente e quindi finiva al gabbio, finiva sempre fresco, insomma. Però in quel periodo Eileen incontra anche una compagna, una donna, Tyra Moore, una cameriera conosciuta in un bar per omosessuali. Le poteva offrire stabilità, senza chiedere le cose bricconcelle in cambio, senza chiedere nulla in cambio. È in questo modo, secondo me, che Tyra ha spezzato il cerchio di Eileen, un cerchio che oramai andava avanti per 30 anni quasi. Le due, chiaramente, vanno a vivere assieme. In questo periodo è chiaro che Eileen sta cercando di mettersi in pace anche con la sua sfera. Con gli uomini fa le cose zozzette perché è il suo lavoro. Ma per la prima volta in tutti quegli anni Eileen cerca della stabilità. Col senno di poi però si dubita fortemente che la donna sia diventata bisessuale o omosessuale così, con uno schiocco di dita. Probabilmente gli approcci che aveva avuto con le donne erano molto ma molto positivi di quelli avuti con gli uomini. Come ovvio che sia, Tyra e Eileen diventano inseparabili. Bevono assieme, vivono assieme, fanno tutto assieme. C'è da dire però che Tyra è una donna molto ma molto più costante di Eileen. Prima di tutto riesce a tenersi un lavoro fisso e in secondo luogo desiderava semplicemente fare cose normali, Tyra. Siamo alla fine degli anni 80 e le due donne vivono in una stanza di un motel, il Fairview di Daytona Beach. E Tyra lavora come cameriera in un hotel chiamato Casa del Mar. Però c'è un problema, perché raggiunti i 30 anni dopo una vita di eccessi, Eileen inizia a sfiorire e guadagnarsi i soldi in strada diventa sempre più difficile. La frustrazione incombe letteralmente su di lei proprio perché non riusciva a guadagnare come guadagnava un tempo. Tyra nel frattempo le fa pressioni, i soldi non bastano. E lei vorrebbe fare qualcosa di carino ogni tanto con Eileen, come ad esempio uscire in giro, incontrare gente, socializzare. Ma per Eileen gli affari vanno davvero male. E il 30 novembre del 1989 Eileen sale sulla macchina di Richard Mallory, un ingegnere elettronico. C'è da dire che nei primi anni Eileen abbordava gli uomini per poi provare a ricavare più soldi usando prettamente l'aggressività. Ma è ormai da un po' di tempo che inizia a portarsi dietro una pistola. Infatti Eileen quel 30 novembre fa cambiare tutto, perché estrae la pistola e fa fuoco contro Richard Mallory. 6 settimane dopo il corpo dell'uomo viene ritrovato in una zona boscosa proprio di Daytona Beach, nei pressi dell'autostrada. Arriviamo al 15 maggio del 1990. Viene ritrovato il corpo di un uomo non identificato, freddato da 2 colpi di una calibro 22. Nel giugno dello stesso anno, nei pressi della strada interstatale 19, in Florida, in una discarica illegale nella contea di Citrus, viene ritrovato il corpo di David Spears, un ingegnere edile. Gli hanno sparato 6 colpi di calibro 22 e poi l'hanno derubato. In effetti, Detective Orange trova la macchina dell'uomo abbandonata a pochi chilometri di distanza, ma non trova assolutamente alcun indizio. A questo punto, quindi, iniziano delle indagini sulla vita personale e sociale di David Spears, ma non emerge niente di importante o di rilevante. Però in questo caso, una criminologa che lavora nello stesso dipartimento del detective Orange scrive una relazione che fa emergere 2 fatti. Prima di tutto, l'omicidio pareva non essere sfociato in un tentativo di furto. Era premeditato. Volevano far fuori la vittima per poi derubarla. Inoltre, molto probabilmente, l'assassino è proprio una donna. A questo punto queste morti, tanto ravvicinate nel tempo ma non nel luogo, confonde la polizia.
che non sa letteralmente dove sbattere la testa. Infatti Aelin si colpisce, ma si preoccupa di farlo in dei luoghi non troppo ravvicinati. Infatti erano degli omicidi sparsi in un'area di 160 km. Il detective Orange sostiene che sì, il primo corpo è stato rinvenuto a Daytona Beach, ma ci è voluto un po' di tempo per capire che si aveva a che fare con una fore di melone seriale e che le dipartite delle varie vittime erano tutte collegate. D'altro canto, la polizia sente la pressione di dover per forza risolvere questo diavolo di caso. D'altronde, hanno un sacco di informazioni. Sanno che hanno a che fare con una donna. Sanno come colpisce, il suo modus operandi. E sanno anche le circostanze in cui colpisce. Ma non riescono proprio ad identificarla. Aelin, a Daytona Beach, nel frattempo, fa un grave errore. Inizia a vendere o a impegnare gli oggetti delle vittime. Divide il ricavato con Tyra e va a far festa nei vari bar. In effetti Aelin ha un bar preferito, si chiama Last Resort. È vicino al suo motel e il proprietario sostiene che Aelin, quando va lì, si rilassa. Va a bere qualche bicchiere la sera, mette qualche canzone dal jukebox e chiacchiera con Al Balling, il proprietario del bar, per l'appunto. Passa poco tempo. Aelin inizia a frequentare il bar anche con la sua ragazza, Tyra. Però Al descrive Tyra come la tipica donna che voleva avere tutto. Aelin, al canto suo, fa del suo meglio per potergli dare il massimo, ma non è abbastanza. Il 6 giugno, quindi pochi giorni dopo la dipartita di David Spears, viene trovata un'altra vittima in stato di decomposizione. La sua identità rimane sconosciuta, almeno fino al ritrovamento della sua automobile. L'automobile è intestata a Charles Cascadden, un allevatore di bestiame. Le due donne infatti vengono viste abbandonare la vettura dell'uomo dopo essere andate fuori strada vicino a Orange Springs. Arriviamo a luglio, quando un venditore cinquantenne di nome Troy Eugene Burness viene ritrovato nei boschi nella contea di Marion. L'hanno freddato con due colpi di calibro 22 e poi l'hanno derubato. Ormai quello era diventato un modus operandi solito di Aelin. Faceva fuori gli uomini, li derubava e poi portava il corpo a Tyra, proprio per potersene sbarazzare. Arriviamo al 12 settembre del 1990. Un gruppo di ragazzini va in giro per le strade della contea di Marion. Ci sono 32 gradi, quindi fa molto caldo, ed ha piovuto da poco. Questi ragazzini, giocando, arrivano in un vicolo cieco e trovano Dick Humphreys. Faceva l'investigatore e aveva 51 anni. Arriviamo al novembre del 1990. Viene ritrovato il corpo di Walter Gino Antonio e siamo sempre in Florida, nella contea di Dixie. A questo punto le forze dell'ordine iniziano seriamente ad indagare e ripartono dall'auto di Charles Cascadden, insomma l'allevatore di bestiame. In quel caso le donne hanno fatto un gravissimo errore. Non solo hanno abbandonato l'auto della vittima, ma diversi automobilisti di passaggio le hanno viste. I poliziotti a questo punto si rendono conto che l'auto proviene sì da una scena del crimine, che però stava in un'altra giurisdizione. Ma soprattutto i poliziotti si rendono conto che sicuramente c'entrano due donne. Di conseguenza, finalmente si crea una pista valida per la polizia. Il 6 dicembre, Aelin impegna una videocamera appartenuta a Richard Mallory, l'ingegnere elettronico. È chiaro che Aelin usi uno pseudonimo e non dia mai il suo vero nome. Però, a questo punto, c'è un problema. Perché Aelin, per legge, deve lasciare le impronte digitali. La polizia, in questo modo, ci mette ben poco a risalire alla sua vera identità, confrontando ovviamente le impronte digitali con quelle ritrovate nelle scene del crimine. Arriviamo quindi all'8 gennaio del 1991. Aelin viene vista da due agenti sotto copertura. La seguono al bar, Last Resort, e la guardano mentre beve tantissimo. Per quella notte Aelin non ha un posto dove andare. E il proprietario del bar, Al, le propone di starli a dormire. La mattina dopo Aelin si alza come se nulla fosse, apre il bar con Al e gioca a biliardo con lui per un paio d'ore. Quando Aelin esce dal Last Resort, viene arrestata ed Al, da quel momento, non la vede più. Le forze dell'ordine non solo arrestano Aelin, ma siglano anche un accordo con Tyra Moore, in quanto se avesse testimoniato contro Aelin e l'avesse convinta a confessare i suoi crimini, avrebbe avuto l'immunità. Tyra confessa i crimini nel corso di un interrogatorio. Però mancano dei dettagli davvero tanto rilevanti. Quindi cosa fanno gli inquirenti? Gli inquirenti chiedono a Tyra di parlare al telefono con Aelin, facendo proprio allusione ai crimini commessi dalla ragazza. Aelin probabilmente aveva capito di essere intercettata, ma parla e confessa, scagionando del tutto la fidanzata e prendendosi la responsabilità di ogni crimine. Aelin confessa, però usa una carta, quella della legittima difesa. Infatti, dopo l'arresto, Aelin sostiene che quegli uomini l'avevano aggredita. Ovviamente la polizia presume sia possibile che la ragazza avesse subito qualche genere di violenza in passato. Ma credere che tutti i crimini di Aelin fossero avvenuti per legittima difesa, anche no. Inoltre, quelle confessioni riguardo la legittima difesa sono effettivamente state tirate fuori durante il processo e le dichiarazioni iniziali che Aelin ha fatto alla polizia
non coincidono. Aileen, inoltre, non ha mai detto in alcun modo alla sua compagna Tyra di aver subito un'aggressione. Questa situazione ovviamente non fa reggere la teoria della legittima difesa. Inizialmente Eileen viene condannata per il primo omicidio, quello di Richard Mallory, e le viene inflitta la sedia elettrica. Il 15 maggio dello stesso anno Eileen viene condannata per altri 3 omicidi. Nel febbraio del 1992 viene ritenuta colpevole anche dell'omicidio di Walter Gino Antonio. Dopo quest'ultimo processo Eileen e Tyra non si vedono più. Nel tempo Eileen tenta spesso di ottenere un appello, ma fallisce. Eileen continua ad affermare non solo che detesta la vita, ma anche che continua a desiderare di fare del male al prossimo. La verità è questa: Eileen ha ucciso 7 uomini a sangue freddo. All'ultima udienza ha dichiarato chiaramente che se fosse tornata in libertà avrebbe sicuramente colpito di nuovo. Eileen passa 10 anni nel braccio della morte, prima di cambiare nuovamente la sua versione. Non ha ucciso per autodifesa, ha sparato a quelle 7 vittime a sangue freddo, senza provare alcun rimorso. Verso la fine della sua vita Eileen inizia a rinunciare a tutti gli appelli. Il 9 ottobre del 2002 Eileen Wuornos viene giustiziata con un'iniezione letale. La domanda che però a me sorge spontanea è questa: Eileen è nata così, con questo carattere, sarebbe comunque finita a fare la vita che vi ho descritto in questo video? Oppure è semplicemente una vittima? Mi spiego meglio. Non è che Eileen è il risultato di un'infanzia fatta di continui e solitudine? Riflettiamoci un attimo, ragazzi. Eileen è stata cresciuta da un uomo che credeva fosse suo padre, quando in realtà invece era suo nonno. Il nonno era molto autoritario e le faceva del male di continuo. Il padre di Eileen, anche lui criminale, si era impegnato in carcere. E infine c'è suo fratello Kate. Come vi ho detto a inizio video, la loro relazione era molto particolare, sicuramente non sana. Quindi Eileen è il prodotto del suo ambiente, delle circostanze, che alla fine l'hanno resa ciò che era realmente. Lascio a voi l'ardua sentenza. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Spero che questo video possa essere stato per voi carino, simpatico e di compagnia. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.